Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo qui con Mister Viassi dopo il 4-3 contro il Seravezza. Che partita è stata? Molto controversa, decisa anche un po' degli episodi, rimonta contro rimonta. Che partita è stata secondo lei? Ma penso che l'hanno visto chi era allo stadio oggi, mi piacerebbe che venisse qua lei a dire che partita ha visto, perché la partita finita sul 3-3, praticamente nei minuti di recupero prende un rigore che neanche loro, cioè che nessuno, cioè, tra lo stupore generale per un presunto fallo di mano, quando la palla picchia addosso al corpo, così diventa difficile commentare una partita, cioè diventa difficile perché ovvio c'è l'amarezza del risultato negativo. Spero poi che questo punto poi non abbia ripercussioni in futuro, cioè nel senso che non diventi poi decisivo per alcune cose, perché sarebbe una beffa, cioè una beffa. Abbiamo già delle difficoltà, quando poi riesci così a superarle, controbattere colpo su colpo, gol, dico strani, perché al di là del giocare in una certa maniera, Seravezza, diciamo così, non mi viene, oltre a questi quattro gol, non mi viene in mente una parata, poi magari mi potete aiutare voi, non mi viene in mente una parata di Merlano, mentre invece mi viene in mente due parate del loro portiere, una all'incrocio su conclusione di Pagliaro, dal limite dell'area, un'altra in una certa maniera, quindi diventa difficile così subire tre gol, quattro con rigore finale, due rigori per presunti falli di mano, cioè da avvicinato. Probabilmente la televisione, sta regola, oggi ci ha penalizzati oltre misura, perché capisco il rigore del 3-2, va bene, ci dai un rigore così, con un colpo di testa, sta palla picchia sulla spalla, sul braccio, a campana. Facciamo il 3-3. Un gran gol con una grande azione e poi dopo prendiamo tempo scaduto al primo minuto di recupero, proprio al secondo. Prendiamo un rigore che neanche, ripeto, neanche loro hanno richiesto, quindi possiamo parlarti di altre cose, sì, cioè, cosa ti posso dire? Posso dire che ho visto una squadra reagire sempre, che lotta, che non si dà mai vinta, che così si fa trovare agli errori magari che può fare per inesperienza, riesce a recuperare facendo gioco, facendo così, però poi non, passatemi il termine, sono incazzato come una bestia, cioè proprio perdere così, poi con l'arroganza di un ragazzino che poi dopo quando gli chiedi perché, che gli viene chiesto così, perché del rigore che non l'hanno visto neanche loro, dice: ma a me non me ne frega niente, quindi Un po' così, partita abbastanza rocambolesca, molto sì, particolare. Loro. rocambolesca, che penso che proprio per quello dico che non accetto di perdere così, perdo su errori che facciamo e non. Domenica scorsa, quando ho perso, non mi sono attaccato all'arbitro, queste cose qua, anche se poi stranamente avevo ragione perché era fuori gioco il gol di Melandri. E oggi perdi per un rigore in questa maniera qua, a Prato ti fai del male da solo. Diciamo che è un momento un po' no per la squadra, però ci sono state tante cose positive in tutte e tre le partite. Quest'oggi tanti gol, tante riprese, perché Sì, 1-0, no, ma 1-1. ripeto, la squadra. Non giocassi, non fai due gol a Prato, ne sbagli 10, non fai due gol col Chieri, ne sbagli, non dico 10, ma 3 o 4. Oggi probabilmente qualche gol, mezzo anche oggi, se volete, ve li elenco e prendi, ripeto, vai sotto, recuperi. Oggi abbiamo preso gol su un tiro dal limite dell'area, deviazione, la palla va nell'angolino lungo. Secondo gol su rigore, cioè due gol su rigore, quindi
Certo, diventa difficile parlare così, perché ripeto, la squadra oggi con tutte le difficoltà, secondo me è difficile giocare ogni volta che becchi gol, devi giocare per recuperare, poi ti metti lì per cercare di vincere e becchi un gol strano, diciamo così, perché non sei attento o altre cose. Quale potrebbe essere la chiave per risolvere questo momento, diciamo? Oggi diciamo che il dodicesimo giocatore, che è quello del fattore C, è un po' assente ultimamente, è infortunato il fattore C, quindi penso che a volte partite come queste, non dico il fattore C, ma il fattore C è che ne so, l'arbitro vede un fallo di mano a tempo scaduto su un cross che siamo schierati, che gli picchia addosso così, quello è il fattore C, cioè lo vede, non lo vede, cioè vede mano, braccio, che poi non era braccio alzato, né niente, diciamo anche che era fallo di mano, però fallo di mano c'era le braccia davanti al corpo, quindi non lo so. Niente, dico solo che la squadra è un momento difficile, bisogna stare tranquilli, lo so che sembrerà strano, ma noi più la partita, cioè più adesso ci facciamo prendere dalla tensione, dalla paura, e più diventa complicato. Anche perché poi dopo abbiamo preso un'espulsione su 4-3 per parlare, con un giallo, che a volte anche lì l'intelligenza sta nel, visto che sta nel far finta di non sentire, se anche un ragazzino ti dice qualcosa, è finita la partita. Cioè, non dico che voglio degli aiuti, quello non è un aiuto, però quello mi penalizzi questa partita che la perdo e mi penalizzi quella prossima di domenica prossima a Verbania, che mancherà un giocatore espulso. Quindi un continuo diciamo di situazioni che ci stanno penalizzando. Poi abbiamo Cristini che ha giocato tutto il secondo tempo ed è fortunato, così, perché anche se no il giocatore più esperto che in questo momento sta facendo la grande, non lo tolgo a 5 minuti alla fine, però c'era il rischio che si facesse male in modo serio, quindi sì, ho preferito uscire per non rischiare grosso. Però questo è un po' il momento particolare.